Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video di Scuola di Modifiche. Di cosa andremo a parlare oggi? Un argomento tecnico ma anche molto molto semplice e riferito soprattutto alla bulloneria BARP. Innanzitutto sia io che Elena vi ringraziamo tantissimo perché gli ordini stanno fioccando, il catalogo si è allargato a dismisura anche alle vostre richieste su misura appunto, perché c'è una grandissima richiesta di questi prigionieri e noi vi ringraziamo tantissimo per la fiducia. Di cosa andremo a parlare oggi? Proprio di questi prigionieri. La domanda è semplice. Perché? A che cazzo servono sti prigionieri rinforzati? La volontà di questa domanda nasce da un preventivo che ho fatto pochi giorni fa ad un mio cliente che voleva per l'appunto un preventivo per rifare da zero il motore di una vecchia auto d'epoca, un vecchio V12 Jaguar, quindi un motorone dell'epoca e quant'altro. Io nel preventivo gli ho appunto inserito i prigionieri e lui giustamente mi ha chiesto: era tutto a posto, prezzo va bene tutto, ma perché mi ha messo i prigionieri? Non che non li voglia mettere, ma perché? E io sono rimasto un po', perché magari per noi addetti ai lavori con tanta esperienza può sembrare normale l'utilizzo di certa componentistica, però mi rendo conto che per qualcuno un semplice appassionato può avere questa perplessità, questa domanda. Quindi perché? Dice perché? Perché la mia macchina, dice, è vecchia, ci andrò la domenica a fare un giro qualche volta, ci farò 500 km l'anno, ci vado piano, perché tu mi vuoi mettere questa componentistica racing? Gli avrei potuto rispondere: so racing, mettili, so racing. Invece no. Per spiegarvi il perché vanno utilizzati o dovrebbero essere utilizzati questo tipo di componenti nei vostri motori, anche quelli non prettamente da corsa, vi faccio un esempio molto semplice. Pensate al tavolo della nonna. Tavolo della nonna è inteso come quel mobile vecchio che penso ognuno di noi ha a casa, quel vecchio mobile che ha 100 anni, era di nonna, ti ricordi, stava a casa in campagna, che è un peccato buttarlo. È un tavolo che attualmente lui assolve tutte le funzioni del tavolo, cioè ci metti da mangiare, la gente intorno, mangi, tutto a posto, è funzionante e funzionale. Quando però gli vai a chiedere qualcosa in più, e qui qualcosa in più non deve essere metterci sopra il monoblocco del Caterpillar, che so, vai ad affettare il pane, affetti il pane e sto tavolo comincia a traballare, perché è un tavolo vecchio, o comunque vecchio o non vecchio, potrebbe essere anche un tavolo da 44,90 dell'IKEA o un tavolo da giardino di plastica. Affetti il pane, casca l'acqua, casca la bottiglia del vino, perché quel tavolo non riesce più a reggere anche una semplice stimolazione fisiologica del suo utilizzo, come può essere affettare, sono a tavola, affetto il pane. Non lo posso fare perché il tavolo non mi sostiene. Uno perché è vecchio, uno perché vale poco, uno perché comunque è roba leggera. Quindi cosa potrei fare io? Se volessi restaurare questo tavolo, la prima cosa da fare sarebbe andare a lavorare sulle giunzioni, dove le zampe si collegano al piano. Se io in quel punto ci metto viti passanti lunghe, viti prigioniere, oppure addirittura prigionieri lunghi, lo inchiavardo da di qua e di là, per lungo, per traverso, incrocio tutto e stringo, il tavolo mi diventa stabile ed ho utilizzato anche lì delle viti e dei prigionieri. Se noi trasponiamo tutta questa cosa sui motori e andiamo a capire che i motori sono composti da il motore è un apparato che è composto da tanti organi. Questi organi, tutti, pensateci tutti, dalla coppa al in un motore tutto è unito all'altro con i bulloni. Bulloni, viti, prigionieri, chiamateli come cazzo vi pare, ci sono e sono loro che mantengono la coesione tra le varie componenti, ok? Dove nel tavolo cade l'acqua, nel motore può essere la testata che si muove rispetto al monoblocco e brucia la guarnizione. Dove cade la bottiglia del vino, nel motore può essere il monoblocco che si muove e le bronzine, l'albero motore va a toccare le bronzine. Capite? Se quel medesimo sistema noi lo irrigidiamo sostituendo gli elementi d'unione, che in questo caso sono le viti, i prigionieri, i bulloni e cavoli vari, il sistema stesso diventa più rigido. Più rigido significa più resistente significa più affidabile. È questo a cui servono i prigionieri. Non pensate solo a ci ho messo Big Turbo, gli carico 2 atmosfere di turbo, ti dico come si alza la testa. Sì, ti si alza la testa perché vai fuori dal campo elastico della vite originale, ti si allunga
e sfila. Oppure motore originale, gli faccio fare 9.000 giri, non pensate solo alla pressione, che la pressione è lì testata e via. Pensate anche ai giri, un aumento di giri o anche un utilizzo sempre pedal to the metal ti porta ad avere dei carichi che il motore non è equilibrato, ricordiamocelo sempre, si tenta di equilibrarlo ma non lo si potrà mai equilibrare perfettamente, ti porta dello sviluppo di carichi sull'albero motore, dei carichi generati dall'albero motore che si scaricano sul monoblocco, detti carichi polari, di varia entità e vettore a seconda del tipo di frazionamento, ma tanto ora questo dopo andiamo troppo difficile, non vi interessa. Questi carichi tendono il motore fa in continuazione così, il motore si muove, però poi arriverà quell'altro video che poi ve lo spiegherà, il motore si muove, se tu stringi, rigidisci, a partire dalla coppa, io perché ultimamente sto producendo anche tanti prigionieri supporti, prigionieri coppa, prigionieri coperchio, prigionieri coperchi laterali sui motori d'alluminio, col coperchio in alluminio, perché tu più roba gli metti addosso, più la stringi forte, al netto delle deformazioni, e più il sistema è tosto. Voi pensate a qualsiasi cosa, un mazzo di bastoni di legno, se li legate col nastro e via, li buttate per terra, il legno va in giro, se li stringete forte, con le fasce, stringete, quello ti diventa indivisibile. Ed è per questo che si usano i prigionieri ad alta resistenza, nello specifico i prigionieri BARP, che vi ricordiamo, la BARP è l'unica azienda, in questo momento possiamo dire al mondo, che produce su misura delle vostre richieste i prigionieri per i vostri motori. In più, credo ci manchino poche macchine, anzi già le abbiamo, dobbiamo implementarle sul sito. Dopo 3 mesi e mezzo di lavoro, vantiamo il catalogo con applicazioni specifiche per le singole auto più vasto al mondo. Non esiste un'altra ditta che ha più applicazioni di noi in merito a prigionieri speciali per i singoli motori e le singole auto. Quindi è questa a che servono. Quindi non pensate solamente a il motore preparato e motore spinto, pensate anche al motore vecchio. Un'ultima cosa, poi concludo. Vi ricordate una volta, si è bruciata la guarnizione della testa, si è fuso il motore? Quando ero piccolo io, quando cominciavo a frequentare le officine, era la normalità. La macchina ha fatto 100.000 km, comincia a essere, ora la macchina ha 100.000 km, porca miseria, è nuova. Perché all'epoca era plausibile si bruciasse la guarnizione o le perdite erano una cosa del giorno, era normale, perché comunque il motore si muoveva, la qualità dei materiali era inferiore rispetto ad oggi e di conseguenza si creavano queste problematiche. Un motore che è fortemente coeso, ha una forte coesione tra tutte le sue componenti, è un motore più affidabile. Quindi non solo preparati, ma anche chi vuole fare tanti chilometri o chi soprattutto restaura. Perché se tu restauri e metti il prigioniero, l'ho trovato un fondo di magazzino del 1955, quello è un acciaio mediocre, ma soprattutto oltre ad essere mediocre era studiato con un progetto che era normale che avesse una fine vita di 150-200.000 km, era normale che bruciasse le guarnizioni ogni 50.000, capite? Per questo che soprattutto sui motori vecchi, soprattutto nei restauri, è doveroso e d'obbligo montare la bulloneria rinforzata, soprattutto, ve lo ricordo, testata e banco, è lì che bronzine e guarnizione. Quando un motore gli ha reso buone e durature, affidabili, bronzine e guarnizione, ragazzi, sei a posto, puoi fare quello che cavolo ti pare. Spero di avervi spiegato a cosa servono e vi ricordo, scrivete, mandate messaggi, fatevi fare preventivi, noi realizziamo tutto su misura. Voi avete un'auto che non li trovate? Noi 15 giorni lavorativi ve li facciamo. Ok? In più ora stiamo aumentando la produzione anche per altri articoli, nello specifico dadi ad alta resistenza e guarnizioni testa su misura e piastre di rinforzo inferiori sempre su disegno. Questa è una cosa che poi piano piano uscirà fuori sul sito e la vedrete. Per ora accontentatevi di quello che c'è, perché nel mondo più di questo non lo trovate. Detto questo, con questa botta di umiltà, io ed Elena vi salutiamo, vi ringraziamo
E rimaniamo qui. Per qualsiasi cosa fatevi sentire. Grazie mille.